Si chiamava Pedro Augusto Gomez Silva, era un bambino di soli 4 anni di età, il quale purtroppo è morto andando in arresto cardiaco a seguito del soffocamento da parte di una compressa di paracetamolo che la mamma le avrebbe somministrato e proprio quest'ultima sarebbe stata indagata. La donna avrebbe dato al bimbo questa pasticca, una medicina dunque per aiutarlo con il dolore relativo ai denti di cui purtroppo soffriva. Ma la compressa era troppo grossa per il bambino per essere ingerita e così il bambino è andato in arresto cardiaco ed è morto soffocato a Botucatu in Brasile dopo 4 giorni di ricovero ospedaliero. La madre, sentendolo lamentare per il mal di denti, ha deciso di dargli questa mezza pasticca di paracetamolo. Le compresse non sono medicinali adatti ai bambini così piccoli. Il bimbo infatti non è riuscito a mandarla giù e così i problemi respiratori sono iniziati ad esserci ed è purtroppo passato, idealmente parlando, a miglior vita. Pedro si è spento per sempre. Il video termina qua, una vicenda questa che è dell'incredibile, ma che è effettivamente parlando vera. Pedro Augusto Gomez Silva, riposi in pace, amen.